I servizi segreti entrarono in casa Orlandi, sì, ma arrivarono subito anche in casa di Mirella Gregori. Venne a sapere proprio dalla madre di Mirella che alcune persone si presentarono come agenti dei servizi segreti, fecero alcune perquisizioni e si portarono via i suoi diari. Filippo Mercurio ha meditato su questo strano, incredibile, strano evento per 41 anni. Recentemente lo ha rivelato alla commissione parlamentare d'inchiesta che sta indagando sulla scomparsa delle due ragazze. Nel 1983 era il fidanzato della sorella di Mirella Gregori, la quindicenne scomparsa da Roma meno di due mesi prima di Emanuela Orlandi, il 7 maggio 1983. Ora è suo marito e non ha dubbi. I servizi segreti hanno avuto un ruolo anche nel caso della giovane cognata, Mirella, prima ancora che intervenissero gli inquirenti. Ma c'è qualcosa di ancora più inquietante. Hanno portato via i suoi diari. Gli agenti segreti, poi, hanno inviato gli originali alla procura, ma solo molto tempo dopo, proprio come accaduto con il diario di Emanuela. È confermato che gli agenti segreti hanno prelevato i diari di Emanuela grazie a documenti riservati del Ministero dell'Interno che lo attestano. Un'agenda di Emanuela è stata acquisita occasionalmente dal noto organismo nella stanza della giovane vaticana, subito dopo la sua scomparsa, prima che gli inquirenti potessero esaminarla. Inoltre, Pietro Orlandi ha testimoniato davanti alla commissione che i servizi hanno portato via molte cose di Emanuela da casa. La famiglia di Mirella Gregori rivela ora che lo stesso è accaduto con le cose della piccola Mirella, come ha dichiarato la sorella, Maria Antonietta, durante il suo interrogatorio davanti alla commissione un mese fa. I servizi portarono via i diari di mia sorella. Ma nessuno aveva dato particolare importanza a ciò. E così la domanda sorge di nuovo, ancora più inquietante. Perché? Per quale motivo i servizi segreti si sono immediatamente interessati ai casi di due ragazze scomparse, irrompendo nelle loro case e nelle loro stanze prima ancora degli inquirenti, per poi portare via diari e materiale utile alle indagini? Cosa cercavano nei diari delle ragazze? Tutto è stato consegnato alla polizia, ai carabinieri e alla procura? Oppure qualcosa è stato trattenuto? Esiste un fascicolo del SISDE, il noto organismo dei servizi, contenente ancora documenti e appunti relativi alle due ragazze? Dopo 41 anni, non sarebbe il caso di riaprirlo? E poi, un altro mistero. Nel caso di Emanuela Orlandi, il documento inviato dal Ministero dell'Interno riguardante il diario occasionalmente acquisito dagli agenti segreti include alcune pagine fotocopiate del diario stesso. Le pagine contenenti l'elenco dei nomi e dei numeri di telefono degli amici e dei parenti di Emanuela sono duplicate. Gli stessi nomi, cognomi e numeri di telefono appaiono due volte, con leggere variazioni nella forma e nella scrittura. Ciò suggerisce che le fotocopie appartengono a due diari differenti, relativi a due anni scolastici distinti. Dunque, sembra che il noto organismo non abbia prelevato solamente un diario, ma almeno due. In procura sono giunti due diari o solo uno? Gli originali sono completi? Sono rimasti intatti? Qualcuno ha mai avuto accesso al secondo diario di Emanuela? Una risposta plausibile a tutti questi interrogativi è stata offerta dal cugino di Emanuela Orlandi, Pietro Meneguzzi, durante il suo intervento davanti alla commissione d'inchiesta. Pietro, insieme alla sorella Monica e al fratello Giorgio, era strettamente legato ai cugini Orlandi. Anche il padre di Pietro, Mario Meneguzzi, lo era, forse fin troppo. Ricordate le attenzioni particolari che aveva rivolto a Natalina, la sorella maggiore di Emanuela, che si rivelarono essere molestie. Tuttavia, il figlio di Mario, Pietro Meneguzzi, si rifiuta di accettare questa verità. Natalina dice bugie. Perché? Chiedetelo a lei. Per lui, Emanuela è stata oggetta di un ricatto, economico, sessuale forse, di una situazione di pedofilia. È stata attirata in una situazione, non vorrei dire questa parola, di prostituzione, e non poteva ritornare a casa perché era cittadina vaticana. L'interessamento dei servizi alla vicenda di Emanuela ci è parso strano allora come famiglia. Sì, è davvero strano. Ancora più strano è che il primo agente dei servizi segreti ad interessarsi al caso sia stato Giulio Gangi,
ventenne amico delle famiglie Meneguzzi e Orlandi. Una coincidenza alquanto singolare. Gangi era ben noto ai cugini Meneguzzi e sorprendentemente conosceva anche Emanuela Orlandi. Ma vediamo cosa ha aggiunto il cugino di Emanuela, Pietro Meneguzzi, durante la sua testimonianza davanti alla commissione d'inchiesta. Credo che Emanuela conoscesse benissimo la persona che l'ha portata via. Non si sarebbe mai allontanata con uno sconosciuto, ma solo con un amico o un parente. Poi Pietro Meneguzzi pronuncia una frase particolarmente enigmatica. Afferma che Natalina Orlandi, la sorella di Emanuela, raccontava alla zia di molte presunte avance da parte di diversi uomini appartenenti all'entourage lavorativo dello zio e che la madre temeva che, se fossero state vere, avrebbero potuto scatenare reazioni violente. A quale entourage lavorativo si riferisce Pietro Meneguzzi? Quello che sappiamo con certezza, perché Natalina Orlandi lo disse agli inquirenti nel 1983 e la sua testimonianza è rimasta negli atti, è che oltre alle molestie di suo zio Mario Meneguzzi, Natalina fu vittima delle molestie anche del suo capo, Mario Peruzzi, un politico di grande rilievo. Lavoravano tutti alla Camera dei Deputati. Natalina, lo zio di Mario e il loro capo Peruzzi. Dopo la scomparsa di Emanuela, la procura raccoglieva terribili confidenze su Peruzzi. Il giornalista Pino Nicotri ha discusso di questo argomento nel suo libro, dove ha reso pubbliche alcune lettere anonime che menzionavano Mario Peruzzi e gli affari strani nelle buvette della Camera. Non solo Natalina, ma anche molte altre dipendenti avrebbero subito pesanti molestie. Il padre di una di loro, un parcheggiatore del Parlamento, picchiò Peruzzi quando scoprì che anche sua figlia era tra le vittime delle molestie. Se le accuse dell'anonimo fossero vere, ci sarebbero ancora testimoni viventi, donne adulte oggi, che subirono molestie e potrebbero finalmente parlare anche in forma anonima. Era davvero in atto un giro di ragazze e prostituzione nella buvette della Camera? Emanuela potrebbe essere stata vittima di questo, proprio come era sicuramente successo alla sorella Natalina qualche anno prima. Il mistero sulla scomparsa di Emanuela è forse qui, nei palazzi dove sta lavorando la commissione parlamentare?